Buongiorno ad Antonio Sinatra, referente di Plastic Free per Gravina. Allora, oggi questa bella iniziativa ce la descrive Antonio? Sì, siamo partiti con questo evento, siamo qui da una settimana, devo dire abbiamo trovato comunque la situazione pulitissima sotto tanti punti di vista, e quindi il parco di Gravina, e di Fasano e di San Paolo sono veramente abbastanza puliti e tenuta bene. Ovviamente, dove vi concentrerete oggi? Ecco, ci concentreremo soprattutto in questi due parcheggi che sono sporchi. L'altro parcheggio soprattutto è una discarica, attualmente è una discarica in territorio in realtà ANAS, devo andare a vedere al di là del guardrail. Devo dire che c'erano anche dei materassi, dei sacchi fino a ieri, quindi già il nostro appuntamento è servito già anche a fare più fretta su qualcosa che comunque generalmente so che il comune lo fa. Però cosa chiedete, Sinatra, all'amministrazione comunale? Ma guarda, con l'amministrazione comunale abbiamo già un accordo che è reciproco per essere sempre più attenti all'ambiente e avere una Gravina pulita. Quindi il nostro effetto, cioè noi più che al comune chiediamo agli altri comune persone, quindi volontari come noi, di consumare meno plastica. È per questo che nasce Plastic Free: consumare meno plastica e fare attenzione alla differenziata, perché qualsiasi rifiuto di plastica va a finire e ad ammalare, avvelenare il nostro territorio. Avete un sito? Come si fa ad aderire alla vostra associazione? Sì, c'è un sito nazionale, Plastic Free Onlus, dove puoi aderire a questi eventi, puoi associarti e vedere i tanti progetti che ci sono. Quindi c'è un progetto nelle scuole, c'è un progetto di raccolta, c'è un progetto anche di camminare anche in aree, tipo faremo una raccolta sull'Etna, e chiediamo a sempre più persone di aderire. Avete altre iniziative in programma a Gravina? Penso che faremo una passeggiata più che altro per le vie, che sono quelle più sporche effettivamente, cioè nelle vie trovi spesso cartacce, carte, plastica e tante cose, quindi faremo una bella camminata per le vie di Gravina. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.